Le piccole storie che formano la grande storia. Marianna, cestaiola, contadina, lavoratrice, donna e suo marito. Buona visione. Da dove li prendete i materiali? Nei fiumi, nei campi, nelle macchie. Questo che cos'è invece? Questo è rosso? Sanguine. Sanguine? Sì, sanguinello. Questo è olmo. E questo mi hai detto è vetrice? Sì, vetrice, sì. Questo è il salice giallo. Sì, fammi vedere come si parte. Così vediamo dalla partenza. Stai prendendo quelli che hai chiamato allora quattro stecchini. Sì, stecchi. Insomma, stecchi. Stecchi, ora io l'ho chiamato stecchino. Vediamo gli strumenti del mestiere. Vediamo dove sono. Gli strumenti sono... Quali sono gli strumenti? Un coltello. Un coltello, le forbici. Buona volontà. Innanzitutto, se non si fa niente. E anche un po' di spirito d'artista. Un po' di tocco ci vuole. Allora, sono le forbici, il coltello. Forbici, inquadriamole. Eccole qua. Il puntarolo dov'è? È un puntarolo. Sarà questo verde? Sì, questo, sì. Però non è quello che uso io comunque. Questo. Poi vedi, si spaccano gli stecchini, tre stecchini si aprono in mezzo e gli altri tre si infilano nella spaccatura. Vedi? Nella spaccatura che abbiamo fatta col coltello ci infiliamo gli altri tre stecchini. E poi con questo lo stai legando il fondo? Lo sto legando per cominciare, sto fermando i bacchettini per cominciare a fare il fondo. Però i fondi si fanno in vari modi, non solo così, capito? Sto aggiungendo perché ho finito, capito? Ho finito il filo. Vedi come viene? Eccolo, mostriamo. Qui abbiamo ripreso un cesto che aveva iniziato a fare prima. Sì. Si può cambiare l'intreccio, questo si può fare con più fili, con meno fili. Così è più forte di tutti perché sono tre fili intrecciati, mentre con due non è secondo me così robusto. Quanto ci vuole per fare un cesto? Ci vogliono delle ore, dipende dalla misura, se è più grande, se è più piccolo. Per fare la base quanto ci vorrà? 20 minuti, mezz'ora, se è tutto pronto. Sì, più o meno ci vuole questo tempo qui. Questo serve solo per tenere fermo il manico. Quanto ci è voluto per imparare? Ma non tanto, perché io ero già un po', capito? Già esperta? Esperta, già un po' predisposta, perché mi piaceva, capito, queste cose qui, la natura particolare, sicché, capito? È un lavoro che qui devi stare sempre qui, bisogna che tu abbandoni tutto il resto, perché non è che tu attacchi il bottone e la macchina parte, capito? Hai sempre vissuto in campagna? Sì, sempre, sì. E mio nonno faceva lo zoccolaio. Lo zoccolaio? Sì, faceva i zoccoli. Dal ceppo a parte la pelle che gliela portavano dalle concerie. Raccomodava e faceva? Sì, rinceppava. Rinceppava, dice? Sì, fantastico. Le rinceppava e poi li vendeva al mercato al Borgo. A Borgavugiano tutti i martedì c'era al mercato e li vendeva lì. Per inchiodare anche le suole, capito? Infili qui dentro la scarpa e questo ti fa da ponte. E inchiodi e le bullette si ribattano da sole. Questi ce l'ho proprio vecchi del mio nonno, questi hanno 100 anni. Questi mio nonno li fece fare in due pezzi di coso, guarda, c'hanno anche le cifre sempre. Si mettono sul fuoco, si scaldano e ci si mette la pasta con la farina di castagne, neccia. Questo per il pane, questo per il fieno, questo per tagliare la legna.
E lì ci tenevate il pane dopo cotto? No, per prima di infornarlo. Per via anche degli animali, dei gatti, capito? Se lo si attaccava al travicello, capito? Almeno i gatti non ci andavano. Era con lo scaldino. Una bilancia. Sì, per pesare le granaglie, capito? Roba. Poi dentro l'acqua si fa così. Come un colino. È come un colino. Fatete allora, le facevano sì. Bambini. Bellissimo. Sì, questo uncino è un uncino per mettere al cestino per andare a raccogliere la frutta. E mettere il cestino dove? Il cestino metterlo alla pianta, al tronco. La bambina. Favoloso. Al tronco dell'albero. Con una mano ci si arregge. Sì, no, e con quell'altra si mette la frutta dentro. Questa è una culla. Per i bambini? Sì, per i bambini.